anche noi nei nostri rispettivi ruoli, compresi gli artisti che leggono le motivazioni, gli artisti che donano le opere e anche noi che doniamo le nostre parole. Quindi veramente Virgilio, io credo che questo traguardo dei 16 anni sia importante da sottolineare e quindi io credo che veramente sia Virgilio Violo l'anima di questo premio, la sua caparbietà e la sua voglia comunque ogni anno di rimettersi in gioco e la vostra presenza di domenica pomeriggio con un ritardo, e me ne scuso tanto, è dovuto anche al mio taxi che in 40 minuti non è arrivato se non un santo, Sandro, che è venuto a prenderci, un grande amico con i calzoni rossi che è venuto a salvarci, perché io non so se oggi che hanno fatto santo Papa Paolo VI e altri santi in Vaticano, forse hanno riempito la città ancora di più di gente, comunque taxi era difficilissimo trovarli. Chiusa la parentesi e diamo inizio come sempre al nostro appuntamento che vede dei relatori che approfondiscono dal loro punto di vista ovviamente il rapporto con la società, i diritti umani e l'attività di giornalismo, perché ricordiamo la manifestazione organizzata dalla Freelance International Press, e poi ci sarà un breve buffet, un breve stacco per dare inizio alle premiazioni con una chicca teatrale che ci teniamo tutti gli anni ci sia e sarà benaugurante per tutti. Allora, Antonio Cilli è l'ideatore, il fondatore, il grande patron di Citanet, di questa rete, come diceva Virgilio, di portali in tutta Italia che si occupano di giornalismo di base, giornalismo sulla strada, nel senso che viene vissuto realmente tutti i giorni da giovani e meno giovani che seguono le attività dei loro territori, e la sua relazione si intitola Mobile o Mobile. Io non so se leggerla in inglese, è video, un nuovo modo di fare giornalismo. Grazie Antonio. Grazie Nelia, grazie Virgilio. Le parole che non sono fatto emozionare, spero di non tradire le aspettative. Sono alla quinta edizione per me delle cui vengo a spiegare un po' quello che penso, e questa volta mi sono chiesto effettivamente che cosa c'è ancora da dire, quindi ho pensato di centrarla un pochettino più sulla parte allontana, sì, così va meglio, vado più pacato. Una bella voce stentorea. Ok, e ho pensato di riflettere attorno a una cosa che magari può accomunarci tutti. Ho pensato che cosa umani, che intorno al mondo del giornalismo, ma anche dello spettacolo, della comunicazione in generale, può essere una cosa che ci accomuna un po' tutti quanti, e a mio parere potrebbe essere ravvisata nella libertà di informazione, libertà di espressione, perché quella che è prevista dall'articolo 21 della Costituzione. Quello che spesso accade è che questa libertà di espressione, caratteristica fondante dell'informazione libera, sia avvertita come fondamentale quando dobbiamo essere noi ad esercitarla, cioè la rivendichiamo per noi stessi, e accade sempre più spesso invece che quando siano altri a voler parlare ed esprimersi, iniziamo ad avere un pochino di orticario, almeno qualcuno diciamo che ha l'orticario, cioè la libertà di informazione è rivendicata per se stessi, ma nel momento in cui ascoltiamo qualche opinione che non ci piace, è fatta da altri, insomma la libertà di informazione inizia a essere messa in discussione, e purtroppo lo viviamo tutti i giorni, perché devo dire che proprio nell'ultimo anno sul campo, come ricordava Neria, noi facciamo giornalismo locale, semplicissime piattaforme di informazione locale dedicate a territori e a luoghi. Molto spesso i nostri sindaci, i nostri assessori, i vari poteri, anche locali, sempre di più in quest'ultimo anno in particolare ho notato una, come sempre,
scienza, del fenomeno del mettere un po' il bavaglio, no? Sembra che l'informazione debba essere solo fatta di comunicati stampa e che quando qualcuno si azzarda a dire qualcosa, insomma, venga immediatamente l'orticaria. In realtà ciascuno di noi partecipa alla cosa pubblica nel momento in cui può informare ed essere informato, perché sennò sembra una banalità, ma a volte bisogna ribadirle certe cose. E la bidirezionalità della comunicazione, che è un elemento a mio parere rivoluzionario, ed è l'elemento che gli americani fanno risalire al 2004 della comunicazione, è un qualcosa che con i nuovi strumenti diventa appunto l'elemento fondante di nuovi mezzi. Da Gutenberg in poi la comunicazione, almeno quella dei media, è stata una comunicazione unidirezionale, una comunicazione che andava dall'emittente al ricevente, per cui il libro, il giornale, la televisione, la radio ancora prima, erano strumenti in cui un soggetto, di solito l'editore, emetteva un messaggio e gli altri lo sorbivano. Mio nonno ogni tanto contro la televisione ci imprecava, ma in realtà la televisione non gli rispondeva. Qual è la novità vera degli ultimi 15 anni? È quella di poter iniziare a scrivere dentro questa televisione. Quindi abbiamo un cambio davvero, qualcuno dice antropologico, qualcuno dice sociologico, io non lo so, non mi appassiono. Certo che iniziamo a scrivere dentro la televisione, perché gli strumenti sono bidirezionali ed è un elemento su cui riflettere non poco. E questa caratteristica viene oggi fatta attraverso principalmente questo strumento, che è un pochino una nuova televisione, se forse vogliamo. Non dico nulla di... E ci si può anche scrivere dentro, non so se ve ne siete accorti. E quindi ho voluto centrare sul video e sul mobile questa breve chiacchierata, proprio per cercare di dare ancora più enfasi a questo concetto. Certo, si può decidere di non esserci, nel senso che si può decidere di non voler costruire una identità digitale, di non accettare questo tipo di comunicazione, di nuovi mezzi. Si può decidere di esserci, come diceva buon Luca De Biasi, il direttore di Nuova 24, un bel libro che si intitola I media civici. Si può decidere di lavorare in modo ecologico con questi mezzi, cioè di studiare qualche strumento lui parla di ecologia dei nuovi media, perché effettivamente siamo un pochino abbastanza presi. E guardavo una interessante trasmissione in cui praticamente si faceva riferimento anche alla postura, alla posizione che assumiamo, che è un pochino questa, e che quasi ci restituisce un pochino non un senso di sicurezza, ci fa camminare un pochino a testa bassa, e stanno studiando anche quali possono essere i risvolti da questo punto di vista, sì. Oppure si può decidere di costruire un'identità digitale, penso che larga parte di noi, insomma, abbia aderito, insomma, alla proposta di costruirsi una propria presenza in rete e online. E a questo punto potrebbe essere interessante fare qualche distinzione. Cioè, ci sono persone che decidono di essere dei semplici utenti, cioè di utilizzare queste tecnologie, qualcuno dice utopici, nel senso che sono un pochino utilizzati più che della tecnologia stessa, o cercare di generare valore attraverso questo strumento, perché poi i mezzi che ci sono le varie piattaforme, sono diverse tra di loro. Vediamo la piattaforma social, le varie piattaforme social sono delle piattaforme che sono caratterizzate da un algoritmo di funzionamento, e che un ottimo studioso
Foscari, che è Walter Quattrociocchi, che ha fatto uscire da ultimo anche questo libro Liberi di crederci, professore molto, molto interessante da leggere a mio giudizio, e definisce appunto come echo chambers, cioè le camere dell'eco, perché in realtà, non so se ve ne siete accorti, con i nostri profili giriamo un po' come dei topolini nella rotellina, sempre con le stesse persone, perché l'algoritmo ci restituisce persone con cui abbiamo avuto contatti, che sono parenti o con cui ci siamo sentiti da poco o rispetto alle quali abbiamo stretto amicizie o collegamenti da pochi minuti. Dopodiché, praticamente, dei 5.000 che ho a disposizione, amici, sostanzialmente ne incontro sempre 50, e quei 50 sono anche quelli che hanno una affinità anche elettiva o di carattere rispetto ai miei interessi, per cui se sono una persona che ha particolarmente a cuore i diritti umani mi ritroverò in addio con persone che hanno a cuore i diritti umani, se sono tifoso del Milan o dell'Inter mi ritroverò con i tifosi del Milan o dell'Inter. E quindi, e che cosa viene a mancare, se ci riflettete? Viene a mancare quella classica conversazione, dibattito, o anche quello che poteva essere un po' lo scontro in alcune circostanze, anche nel bar dove il tifoso juventino si incontrava col tifoso milanista. Oggi non si incontrano più. E ascoltiamo l'eco, la camera dell'eco, l'eco chambers, per la teorizzazione che è italiana, tra l'altro, questa cosa, la camera dell'eco è appunto questo, cioè mi ritrovo con persone che rimbalzano e mi rifanno il verso sostanziale. E allora, se la presenza, la costruzione dell'identità digitale deve essere questo, io insomma, ho qualche dubbio. Molto probabilmente potrebbe essere meglio utilizzare altri strumenti, magari approfondiamo fra 2 minuti, un po' quasi finito, non mi guardare male. False verità, anche perché poi dall'altro lato un altro strumento è quello che conosciamo molto bene, se da un lato i social hanno questa caratteristica, un altro strumento è quello del mainstream, cioè della TV, dei grandi canali e del mainstream, e lì si sta accentuando quello che riguarda posso vedere io, il fenomeno delle cosiddette non post-verità, perché abbiamo puntato il faro sull'Oxford Dictionary, più che altro ha eletto la post-verità come termine dell'anno scorso, ma in realtà, posso esprimere un'opinione, forse non tanto di post-verità bisognerebbe parlare, perché a mio parere ricordo che sono state costruite delle bufale mainstream, ci hanno raccontato nel 2001, ci hanno raccontato che c'era l'arsenale di Saddam Hussein, che siamo andati a fare la guerra all'Iraq, che era il TG1, che lo diceva il blogger di provincia. Quindi mi devono dire, prima di parlare di post-verità, mi dovrebbero dire qual è stata l'era della verità. Poi magari passiamo con tutti questi editori impuri che abbiamo in Italia, non ce n'è uno che fa l'editore per fare l'editore, cioè per guadagnare dall'informazione. Sono tutti che fanno autostrade e poi fanno editoria. Fanno le macchine, le automobili e poi fanno editoria. Fanno politica e poi fanno editoria. Poi pretendere di informare se fai un altro mestiere. Gradirei vivere in un sistema editoriale puro in cui l'editore fa l'editore, punto. Fa l'imprenditore nel settore editoriale. Mi piacerebbe, non ho sfuggito. Ma quello su cui voglio riflettere, questo già ne abbiamo parlato forse anche l'anno scorso, quello su cui riflettere invece è la costruzione da parte del mainstream delle false verità. Non è post-verità. Cioè quando si inizia a insistere, si mettono delle esche in maniera artata un pochettino, forse perché fa notizia, forse perché piace, forse perché c'è un disegno, non aderire a teorie complottiste, ma insomma anche questa questione, per esempio, parliamo per esempio prima del morbido, non voglio subito sollevare.